Ragazzuoli, buongiorno, buongiornissimo. Allora, oggi, Madonna mia, scusami questa faccia lucidissima, è il 1° agosto ed è domenica. E niente, insomma, oggi ho deciso di fare un vlog, uno perché sono da sola. E cos'è successo? Ovviamente chi mi segue, insomma, soprattutto su Instagram, sapete benissimo che io lavoro dal lunedì al sabato fissa. Sempre la mattina, il giovedì sporadicamente il pomeriggio, comunque anche gli altri giorni sporadicamente il pomeriggio. Ogni tanto faccio, come si dice, faccio prestazioni domiciliari, ma tendenzialmente io la domenica sono sempre a casa. Ok, e era da un sacco di tempo che Marco la domenica non lavorava. Proprio la settimana scorsa ne parlavamo. Stavamo dicendo fra noi e noi: ah, ma caspita, cioè da quanto tempo ormai non lavori più appunto in struttura la domenica? Primo di agosto, ovviamente, nuovi turni che gli hanno dato tipo ieri. Gli hanno messo oggi tutto il giorno dalle 7 alle 20 e domani tutto il giorno dalle 7 alle 20. Proprio perché c'è carenza di personale, quindi stanno cercando di riapparare un po'. E col fatto che comunque lui parte, e parte il 15 perché scendiamo insieme quando io torno dalla Liguria, perché io invece parto la settimana prossima con mia mamma dall'8 al 14. Quindi noi partiamo insieme il 15, io torno su prima, torno il 21, ma invece lui torna tipo i primi di settembre, perché poi dopo riscendiamo perché c'è un matrimonio, insomma, facciamo avanti e indietro e quindi giustamente, cioè, non è che poteva rifiutare di lavorare la domenica, ecco, soprattutto col fatto che comunque sono a corto di personale. Perciò oggi sono qua da sola e stamattina ovviamente lui si è svegliato presto e io alla fine ieri non siamo andati a letto tardi, quindi cioè mi sono alzata anch'io, ho detto: senti, ne approfitto, sistemo casa, anche perché qua c'è letteralmente un disastro, quindi oggi sarà una giornata, come si dice, clean with me, home tour, non so come cavolo chiamerò questo video, e anche perché c'è, cioè, in quel puffo ci sono abbandonati vestiti già da una settimana. Qua devo mettere a lavare alcune cose perché la mia sedia si sta accumulando. Là in fondo anche c'è la sedia di Marco, ci sono cose che si stanno accumulando, il letto è da rifare. E quindi alla fine ho detto: senti, approfittiamone, tanto comunque stasera andremo a letto presto perché io domani ovviamente lavoro e anche lui lavorerà e comunque sarà stanco, perciò non andremo a letto tardi. Ho detto: mi sveglio presto perché comunque almeno stasera mi viene letto, cioè mi viene il sonno presto, insomma. Altra cosa, oggi verso l'una vado a trovarlo, dato che comunque sono a casa, quindi insomma vado a trovarlo, così stiamo un'oretta insieme, ci mettiamo al bar e niente, insomma, questo. Ovviamente per iniziare la giornata, regola numero uno, lavarsi la faccia. Lavo il viso solamente con acqua fresca, insomma, perché poi dopo mi faccio tutta la mia skincare della domenica. Adesso non penso si vede dalla videocamera perché ho aumentato un sacco l'ISO, ma se io vi abbasso l'ISO, guardate qua, praticamente mi è venuta una sorta di... Cioè all'inizio questa parte si è gonfiata, ok, penso sia dovuta alla visiera e poi mi è venuta questa sorta di macchia barra segno di crosta, perché sembrava alla fine una sorta di abrasione. Faccio vedere una roba fighissima. Pronti? Abbiamo praticamente messo le luci LED attorno a questo quadro. Vabbè, poi questa è stata un po' un'idea di Marco di metterlo anche qua sotto. Vedete? Qua c'è il telecomando che serve appunto per cambiare i comandi. Io mi faccio subito un caffè, anzi no, però me lo faccio in polvere, che mi piace di più. Abbiamo questa macchinetta col braccio e c'è da dire che, cioè, nonostante siano passati, penso che Marco ce l'abbia da almeno 2 anni, è favolosa perché fa il caffè veramente che... È una favola, veramente. Soprattutto quello in polvere, abbiamo imparato a farlo ed è veramente ottimo.
Di solito aspetto che si scaldi la macchinetta, quando diventa con la luce verde qua, faccio andare subito una prima passata solamente con l'acqua, così scaldo il motore, e poi dopo faccio andare, aspetto che si diventi di nuovo verde, e poi ci metto direttamente il caffè e niente. Allora, eccolo qua il caffè, guardate che bella cremina, io l'ho fatto abbastanza allungato pure, ma nonostante tutto la cremina è favolosa, ve lo giuro, cioè ve lo garantisco al 200%. Ora ragazzuoli, c'è talmente caos che non so da dove partire e iniziare a sistemare. Penso che inizierò dalla stanza, perché è la cosa più, cioè, semplice, diciamo. Allora ragazzuoli, ho sistemato tutto, niente. Ho tagliato anche le lenzuola perché alla fine ci sta a cambiarle, ho fatto un po' di polvere e ho anche spolverato quelle maledette pale che però alla fine non funzionano, ma vabbè, andiamo avanti, va? Ora devo fare tutto questo. E la cucina, che pizza, odio fare la cucina, devo anche svuotare il frigo perché ci sono alcune cose che insomma, alcune cose da buttare, ecco. Ora, fatta la cucina, allora non rende, ma vi giuro che dal vivo penso che non abbia mai brillato così. Ora devo svuotare il frigo. Allora, ragazzuoli, ho fatto la prima lavatrice e ho lavato queste lenzuola. Non guardate il bagno che è veramente obbrobrioso. Sto facendo l'altra lavatrice, mi manca ancora da sistemare tutto sto caos. E ho fatto anche i pavimenti, quindi devo tirar giù tutte queste robe qua. Allora, niente, io mi sono vestita, volevo farvi vedere, adesso sono con l'iPhone perché non ho portato la videocamera che si è scaricata, l'outfit, vado a mangiare con Marco che appunto è in pausa pranzo e poi ritorno a casa e finisco di sistemare casa. Prendetta, siamo. Allora, ragazzuoli, sono ritornata a casa e mi sono anche già messa in modalità sistema casa e niente, dai, allora devo finire di stendere le cose. Aspettate che prendo questo qua che è l'ercio che ho indossato stamattina, che ho veramente fatto un botto di polvere e volevo lavarlo perché va bene tutto, però mi sono lavata a pezzi e quindi almeno ho detto cambio la canottiera, insomma, anche se sono a casa. Devo stendere quella roba lì che è rimasta là e speriamo che ci sia tutto qua dietro perché vedo dire. Però ci provo. Allora, come potete vedere, io ho anche pulito il bagno. Tarararam. Ce l'ho fatta. Niente, insomma, adesso basta. Dopo tre lavatrici, direi che sta lavatrice poverina ha bisogno di riposarsi un attimo. E anche perché è sacra come l'oro, perché se si rovina sta lavatrice, io e Marco siamo letteralmente finiti. Volevo però farvi vedere questo prodotto qui, che praticamente purtroppo non ve l'ho fatto vedere mentre lo stavo utilizzando, ma ve ne parlo lo stesso così al volo. Pulisci boh, sofà e tappeti, ed è una sorta di schiuma, proprio così come si vede nella foto, che appunto utilizzo per pulire il divano. E niente, voi praticamente schiacciate qua sotto, dal buco in mezzo esce la schiumetta e poi appunto ci passate sopra questa spazzola che è letteralmente in, penso, plastica, che si stacca pure perché poi volendo la potete pulire. Io di solito a fine lavaggio del divano lo stacco, lo bagno per bene, lo pulisco e poi dopo lo riattacco e lascio che si asciughi. E vi giuro che a parte l'odore che è favoloso, io questo prodotto l'ho visto dalla pagina di Instagram di Soraya, So Cordellina,
Ciao So, perché mi ha fatto appunto scoprire questo prodotto qui che lei tendenzialmente utilizza sul suo divano, soprattutto perché ha il cane. Basta, col fatto che io ho finito di pulire casa, ho deciso insomma di fare questa sorta di skincare weekend che faccio di solito, skincare routine del weekend che faccio appunto di solito. In realtà mi occupo un po' di me stessa, mi faccio sopracciglia, baffetti, tutte queste menate qua, insomma. Devo stare solamente attenta perché adesso volevo farmi una maschera, ma non so neanche se metterlo qua sopra questa sorta di ex abrasione che purtroppo ho. Vabbè, comunque sia. Questi capelli assolutamente sono da lavare perché fanno letteralmente schifo. Tutto qui che mi aveva preso mia mamma un bel po' di tempo fa, penso, in farmacia, di questo marchio che si chiama Furtere, non so come si chiami, ma comunque è una sorta di pre-shampoo, ok, abbastanza oleoso, che appunto io mi spruzzo. Di solito lo faccio durante il weekend perché ovviamente durante il giorno non ho minimamente il tempo di poterlo fare. Per il viso utilizzo sempre questo, che è praticamente, come si dice, una sorta di scrub che io mi faccio, ok? Ovviamente non lo farò qua sopra perché altrimenti penso che potrei urlare dal dolore perché già se lo bagno con l'acqua in realtà mi fa ancora male. E secondo me la crosta che si è formata sopra si sta staccando, ma troppo presto. Maschera. Comunque su tutto il viso me la metto la maschera, insomma. Allora, io volevo farmi questa qui, che è appunto una maschera idratante ed è il Shake and Shot della Dr. Jart che mi hanno inviato un po' di tempo fa. E in realtà io questa sorta di maschera la conosco in realtà. Quindi vabbè, fa niente, dai, la facciamo insieme, la faccio insieme a voi. Ve la faccio vedere a parte il viso super awkward. Fa impressionissimo, insomma, sto viso. Niente, io già ne avevo fatte in passato, quindi non è proprio la prima volta che lo utilizzo. Comunque ci sono istruzioni dentro, questo bicchierino. E poi ci sono questi che sono da miscelare, ok? L'uno e il due. E bisogna fondamentalmente metterli dentro questo bicchierino qui. Qua abbiamo la spatolina, dovete mescolare e chiudere con questo tappo, shakerare il bicchiere e poi si formerà la vostra maschera, insomma. Allora, questo qui è il numero uno, come potete vedere. Secondo è questo qua, la miscela che ho, niente, la devo mischiare. Una volta che ho miscelato, chiudo e shakerò. Voilà, maschera pronta. Allora, come potete vedere è proprio una maschera istantanea, cioè si fa in 30 nanosecondi. Quindi niente, io adesso me la spiattello in faccia, per quel che posso ovviamente, perché sapete che ho una gran parte del viso, se non la fronte, che è una parte abbastanza importante del viso, che è fuori uso letteralmente, perché se ci metto questo sopra non so quanto bene gli farei a questa sorta di abrasione che mi è venuta. Allora, ragazzuoli, io mi sono fatta questa sorta di maschera, ok? Come potete vedere, sembra un piccolo mostriciattolo comunque. Niente, la terrò insomma per una ventina di minuti, come potete vedere, ho cercato di non andare sopra l'abrasione che ho, insomma. In realtà leggermente ci sono andata e non mi brucia, magari mi idrata addirittura la pelle che veramente, cioè lì è proprio messa malissimo anche attorno, infatti comunque sopra sono andata e niente. Ci vediamo dopo. La crosta che ho
L'ho messa solo lì. Non metto nessuna crema adesso perché mi faccio prima la doccia e poi metto tutte le mie varie cremine. Cioè, in realtà metto il siero principalmente, però ve lo faccio vedere il siero che sto mettendo. Il siero che metto in realtà durante il periodo estivo è proprio questo di Giada Cosmetics, il numero 5. Dopo, quando lavo i capelli, di solito metto questo qui, questo è un prodotto recente che ho preso e niente, con questo mi trovo veramente super bene e serve appunto a proteggere i capelli, soprattutto magari ultimamente dato che sto facendo boccoli, eccetera, quindi contro il calore, diciamo così, comunque mi protegge i capelli. E poi assolutamente questo siero qui sulle punte lo devo mettere perché rende i capelli iper morbidi. Bellissimi questi prodotti della Pomelo, tra l'altro.